Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù volle partire per la Galilea. Trovò Filippo e gli disse: seguimi. Filippo era di Betsaida, la città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe, di Nazareth. Natanaele gli disse: da Nazareth può venire qualcosa di buono? Filippo gli rispose: vieni e vedi. Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: come mi conosci? Gli rispose Gesù: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Gli replicò Natanaele: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. Poi gli disse: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Parola del Signore. Da Nazareth può venire qualcosa di buono? Filippo gli rispose: vieni e vedi. A differenza di Giovanni Battista, che era un profeta con il pedigree in quanto proveniente da una famiglia sacerdotale della capitale, cioè Gerusalemme, la città da cui sarebbe dovuto venire la salvezza, Gesù si trova invece in una posizione del tutto opposta. Il padre non si sa bene chi sia, la famiglia è semplice e soprattutto viene dalla Galilea, una terra che non ha nemmeno un nome ed è così vicina al resto del mondo, cioè tutti coloro che non condividono l'alleanza con Yahweh, da essere considerata quasi già terra straniera, contaminata da culture considerate avverse a quella ufficiale israelitica. Ecco che si pone il problema da parte dei discepoli di avvicinare le persone ad una salvezza in qualche modo inaspettata, proveniente da luoghi e modalità a cui il popolo di Israele per diverse ragioni non sembra ben preparato. Se i poveri semplici accolgono Gesù nella culla, teologi, sapienti che dovevano invece essere preparati a questa arriva sono del tutto smarriti. Come raggiungere allora coloro che lungo il corso della storia non riescono a sintonizzarsi con la salvezza che Gesù è venuto a portare? In quei due semplici verbi pronunciati da Filippo troviamo il riassunto dell'atteggiamento fondamentale che dovrebbe animare tutti i cristiani che vogliono trasmettere la loro fede. Per prima cosa c'è un vieni, un invito certo che si rivolge a una persona, ma al tempo stesso racchiude la responsabilità di un accompagnamento ed una testimonianza. Ci si mette la faccia nel dire che si vuole avvicinare la persona ad una realtà che è già stata incontrata, che è oggetto della propria fede. Ma c'è anche poi il secondo verbo, vedi, consapevoli che si deve condurre la persona a una sua esperienza, non un semplice trasferimento della propria. Non solo perché l'altra persona è diversa da noi, ma soprattutto perché non siamo noi ad essere la verità. Sarà la verità che al volto di Gesù che troverà il suo modo di farsi strada nella vita di questa persona. Ecco che il ruolo di testimonianza della propria fede e di invito verso la salvezza è un processo che porta oltre se stessi nell'accompagnare un'altra persona verso un'altra persona diversa da noi stessi, che è Gesù stesso, a cui bisogna dare il primato e la libertà di agire come crede nella vita di questa persona.